La motivazione è spesso associata a tutti quegli slogan "Yes, you can do it", ce la puoi fare, o guardarsi allo specchio e dire "Sì, dai, tu sei forte, siamo forti", eccetera. Beh, la vera motivazione è un'energia che viene da dentro. Infatti bisogna ricondursi a un vecchio studio americano degli anni 60 che parla proprio di locus of control interno e locus of control esterno. Le persone che sono definite più interne, cioè che hanno il locus of control interno, sono quelle persone che hanno la convinzione che la situazione si può dirigere a proprio favore attraverso un uso corretto della volontà. Coloro che invece hanno il locus of control esterno sono delle persone che hanno la convinzione che i loro risultati dipendano principalmente da ciò che accade all'esterno. Chiaramente la motivazione è una forza interna, cioè è una forza che ci permette, ti permette di affrontare una situazione difficile senza mollare, il famoso non devo mollare, non voglio mollare perché ho l'obiettivo chiaro in testa. È come se dovessimo andare da Roma a Milano, però sapendo la direzione buchiamo oppure troviamo una deviazione, troviamo traffico, però sappiamo qual è la nostra direzione, per cui è una questione di tempo. Per cui siamo diretti a Milano e arriveremo a Milano. Invece tante volte la vera difficoltà consiste proprio nello stabilire l'obiettivo e quindi quando l'obiettivo stabilito non è chiaro, anche la motivazione è, diciamo così, ha un'intensità minore, proprio perché cambiando continuamente direzione non riusciamo a dirigere il nostro comportamento e i nostri sforzi emotivi verso quell'obiettivo che appunto non è definito. È come impostare una destinazione su un navigatore non sapendo esattamente dove andare, qual è la destinazione, per cui destinazione ignota. E quindi per quello tante volte abbiamo la possibilità di, cioè molte volte non siamo in grado appunto di tenere elevata la motivazione per lunghi periodi, questa forza interna, proprio perché non abbiamo l'obiettivo completamente definito. Per cui il mio suggerimento è di definire l'obiettivo e muoversi di conseguenza. E vi invito sempre a iscrivervi qui su TikTok al mio canale, a seguirmi e anche sugli altri social e a contattarmi per consulenze online. Un abbraccio e al prossimo video.